Non c'è azione senza pensiero. Il pensiero precede qualunque azione. Il cervello è una macchina che produce modelli, simulazioni virtuali della realtà, per servirsene come strumento per l'azione. Tutto sta a capire come funziona. Il cervello umano si è evoluto nel tempo. Pochi sanno che abbiamo tre cervelli. Il cervello cosiddetto rettiliano, molto arcaico, formato dal bulbo encefalico e dal cervelletto, è la parte che ci fa sopravvivere. È totalmente autonomo, ci fa respirare, ci fa battere il cuore, ci fa digerire. Nel corso dell'evoluzione a questa parte se n'è aggiunta una nuova, il cosiddetto cervello sociale. Siamo nati come individui, poi abbiamo imparato, come altri animali sociali, a vivere in gruppo e per fare ciò ci serviva un cervello adatto, in grado di entrare in relazione con il mondo esterno, interpersonale. È qui che è situato il sistema limbico ed è qui che nascono le emozioni. È il cervello emotivo, detto del mammifero. E poi c'è la parte più recente, la neocorteccia, il cervello cognitivo dell'ominide. La corteccia è suddivisa a sua volta in quattro lobi, di cui il lobo frontale è quello più esteso. Rappresenta il 40% della neocorteccia. È la parte che concentra le funzioni più alte dell'uomo: l'astrazione, la visualizzazione, il libero arbitrio, la coscienza. La maggior parte delle informazioni percepite viene filtrata dal cervello emotivo, dal talamo, che rappresenta la torre di controllo del sistema operativo che processa qualcosa come 400 miliardi di bit di informazioni al secondo. Se tutto ciò che viene percepito dagli organi di senso arrivasse nell'area cognitiva, la manderebbe in tilt. Il cervello cognitivo è in grado di gestire soltanto 2000 bit di informazioni al secondo. La neocorteccia a sua volta è suddivisa in due emisferi, collegati insieme come se fossero due computer tramite un cavo, il corpo calloso, grazie al quale i due processori si scambiano i dati. Il cervello è l'hardware, la mente è il software. L'hardware del cervello è costituito da cellule neurali, i neuroni, che hanno uno scopo preciso: elaborare le informazioni. Le grotte di Lascaux in Francia e di Altamira in Spagna sono straordinarie tavolozze sulle quali si sono esercitati gli uomini primitivi. Ebbene, quelle rocce stanno trattenendo una serie di informazioni provenienti dal Paleolitico europeo. Fanno la stessa cosa di queste immagini video, custodiscono informazioni. I neuroni hanno una funzione in più, elaborano anche il messaggio interno nelle informazioni. Se pensi alla vacanza dell'estate scorsa, che cosa ti passa per la testa? Un'immagine. Nessuno pensa alla parola vacanza, ma ciascuno ha un'immagine olografica della vacanza fatta o da fare. Le immagini sono il codice, il linguaggio dei neuroni. Ecco il modello e di conseguenza l'importanza di comprenderlo. Se dicessi torta, nel cervello di chi adesso mi ascolta prenderebbe forma l'immagine a 3D di una torta. Ma sarebbe per tutti la stessa torta? Secondo i gusti di ciascuno, forse sarebbe una mimosa, un tiramisù, una crostata di frutta, una torta della nonna. C'è un altro aspetto dell'informazione neurale da prendere in considerazione. I neuroni non percepiscono le frasi al negativo. Se ti dico di non pensare alla fontana di Trevi o di non fumare, per i neuroni il significato è al positivo, quindi nella tua mente si forma l'immagine della fontana di Trevi e di te che fumi. C'è poi un altro aspetto da considerare. Stamattina con cosa hai fatto colazione? Latte, caffè, tè? Che cosa è avvenuto nella tua testa? Hai avuto l'immagine mentale del latte, del caffè. Ma come? Al presente. Per i neuroni tutto si svolge al presente. Sia se tu mandassi la tua mente nel passato o nel futuro, l'immagine che ne avresti è di qualcosa che si svolge al presente. Questo è il codice di elaborazione dei neuroni. Se devo comunicare con loro, sarà meglio usare quel codice, altrimenti è come se volessi discutere con un giapponese che parla solo la sua lingua dei massimi sistemi. Ma se parlassi anch'io la lingua dei samurai? Ciò vuol dire che se vogliamo introdurre nel nostro modello una qualche modifica, dobbiamo usare il codice dei neuroni, altrimenti sarebbe una fatica sprecata. Se ti dici «non devo più ingrassare per mantenere la linea», secondo te cosa capiscono i neuroni? Che devi mangiare per ingrassare. Perché qualcosa avvenga, devi sapere esattamente ciò che vuoi ed esprimerlo al positivo, altrimenti ottieni il risultato opposto
e i tuoi sforzi sarebbero inutili.